ClubDesk, tutti i dati dei soci sono gestiti centralmente in un unico luogo. Ciò significa che sono sempre aggiornati e che tutte le persone autorizzate possono accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L'amministrazione dei membri è accessibile qui, nell'angolo in alto a sinistra. La struttura di tutti i moduli è sempre la stessa, una colonna con cartelle o gruppi. A destra sono visualizzati i membri del gruppo selezionato. In alto, ci sono alcuni pulsanti per un nuovo. Apri, elimina e così via. È molto semplice e intuitivo. Facendo clic su un gruppo, verranno visualizzate, ad esempio, solo le aziende inserite o solo i membri. Sotto, potete creare i vostri gruppi e riprodurre la struttura della vostra associazione in modo identico. È possibile raggruppare le squadre, gli sponsor o il comitato. Aggiungiamo ora un nuovo sottogruppo, Juniors E. In questo gruppo vengono spostati tutti i ragazzi con l'anno di nascita corrispondente. Nel nostro esempio, ordiniamo l'elenco dei membri per anno di nascita, selezioniamo le persone desiderate e le trasciniamo nel nuovo gruppo. In questo modo, si può anche definire la funzione delle persone in questo gruppo. Naturalmente, è possibile utilizzare questi gruppi anche in tutti gli altri moduli, ad esempio per inviare una fattura a tutti i membri di un gruppo, o per invitarli a una riunione. È molto efficace. Modificare i dati dei contatti è un gioco da ragazzi con ClubDesk. A tal fine, è sufficiente digitare il nome del contatto nel campo del filtro, ad esempio M-A-R-I. L'elenco viene automaticamente filtrato in base a questo termine di ricerca. Aprite quindi il contatto che state cercando, modificate l'indirizzo e salvatelo. Poiché i dati sono centralizzati su internet, il nuovo indirizzo è ora disponibile per tutti. Naturalmente è possibile creare campi aggiuntivi, ad esempio per le taglie delle maglie, per una newsletter o per qualsiasi altra cosa di cui il club abbia bisogno. Per inserire un nuovo contatto, selezionare nuova persona o azienda, quindi inserire i dati. Se si è alle prime armi con ClubDesk o se si desidera inserire molti contatti, si può scegliere il comando Importa. L'intelligente funzione di importazione suggerisce automaticamente quale colonna corrisponde a quale campo di ClubDesk. Se qualcosa non è chiaro, è possibile selezionare manualmente un campo, o addirittura sostituire i valori inappropriati con le denominazioni predefinite. È molto semplice ed efficace. Naturalmente, tutti gli elenchi possono essere esportati o stampati in qualsiasi momento. In pochi clic, avrete elenchi aggiornati di tutti i vostri soci, sponsor e squadre. Con una soluzione online come ClubDesk, potete definire esattamente chi ha accesso a quali dati. Questo viene stabilito nelle impostazioni alla voce ruoli. Ad esempio, il comitato può leggere e modificare i contatti, ma un allenatore può leggere solo i dati e solo quelli delle sue squadre. Un grande vantaggio di ClubDesk è che i dati inseriti qui possono essere utilizzati in tutti gli altri moduli. È quindi possibile invitare facilmente tutti i membri di un gruppo a una riunione, ad esempio tutti gli juniores e a una sessione di allenamento speciale. Inoltre, il vostro sito web visualizzerà automaticamente il nuovo indirizzo email del comitato. Collegando i moduli tra loro, si evitano molti doppioni e si commettono molti meno errori. Naturalmente, ClubDesk è compatibile con i dispositivi mobili, per cui è possibile eseguire operazioni come la correzione degli indirizzi, o l'assegnazione di nuovi gruppi su un tablet, o persino su un telefono cellulare. Con ClubDesk potete gestire i vostri soci a portata di mano.